teatro dei sogni. È lì che il Milan ha avverato la sua sesta Champions. Manchester è un momento dolce, una coppa sollevata dopo una battaglia di nervi, un cammino speciale, simile ad uno di quei momenti immaginati ad occhi chiusi. I sogni a volte svaniscono, anche quando sembrano vicini, ma il calcio, come la vita, offre sempre una nuova stagione, una nuova possibilità di rialzare la testa. E così, dopo Istanbul, c'è Atene. La Coppa del 2003 porta in dote un regalo prezioso, si chiama Kakà. Va ad integrare una squadra stellare, l'impatto con il campionato italiano è dirompente. Primo gol contro l'Inter, rete di testa, così come Pippo Inzaghi aveva segnato la marcatura del vantaggio, deviando una punizione con il suo consueto opportunismo. Una coincidenza, un punto di contatto di una coppia tanto diversa quanto complementare per caratteristiche. Il derby, così come lo scudetto, sarà rossonero. Kakà diventa una delle armi più preziose a disposizione di Ancelotti. Per contro, Inzaghi viene rallentato da una serie di fastidi e infortuni. Le occasioni di vederli in campo insieme sono ridotte. Nel 2005 Pippo rientra da un lungo stop a marzo. Suda e lotta per mettersi a disposizione con la sua consueta voglia di fare la differenza. Non sarà in campo in quel 25 maggio, dove Kakà segnerà vanamente nella lotteria dal dischetto. Rivalsa, speranza. Bisogna leccarsi le ferite e rimettersi al lavoro. Super Pippo è un esempio di dedizione. Sa che c'è in gioco anche un posto nel mondiale. Se lo conquista a suon di gol, con un finale di stagione eccezionale. A braccetto con Ricky, che con 14 firme migliora il rendimento dell'annata di esordio. Il feeling si percepisce, i mondi sono opposti ma si incastrano in un puzzle ideale, tassello dopo tassello. Kakà è fantasia, velocità, il classico talento verde-oro da lustrarsi gli occhi. Inzaghi è sinonimo di gol e certi palloni del brasiliano sono soltanto da insaccare dentro la rete. Agosto 2006, la stagione parte presto perché la Champions inizia dal turno preliminare. Milan, Stella Rossa. A San Siro segna Inzaghi, l'assist è di Kakà. Al ritorno Pippo serve il bis e si schiudono le porte della fase a gironi. Settembre inizia allo stesso modo, l'asse si ripete ai nastri di partenza del campionato nella vittoria 2-1 sulla Lazio. Ricky per Pippo, gol. Tre giorni dopo inizia il girone H. Di fronte c'è l'AEK Atene, minuto 17, Inzaghi inzucca il cross di Maldini, Kakà serve l'assist a Gourcuff per il raddoppio e converte il rigore per la sua prima firma europea stagionale. Kakà illumina e si prende per mano il Milan, capocannoniere della manifestazione con 10 gol, strapazza le difese, trascina, incanta. Conduce il diavolo a scrivere una trama perfetta, un cammino capolavoro, passando di nuovo da Old Trafford, dove il teatro dei sogni segna una sconfitta indolore, perché al ritorno a San Siro un 3-0 da antologia allo United decreterà una delle partite più belle dei rossoneri in campo europeo e la qualificazione alla finale. Il destino ad Atene pone di fronte il Liverpool, di nuovo, la chance di cancellare quella pagina. Inzaghi questa volta c'è, al fianco di Kakà. Minuto 45, un flashback, punizione dal limite conquistata da Kakà. Batte Pirlo, deviazione di Inzaghi, il boato, esultano in due, ma il gol è di Pippo, come nel derby del 2003. La rivalità con i Reds in quella sera è anche più alta della stracittadina, perché lo scotto del 2005 brucia ancora. Il Milan deve voltare quella pagina, deve sigillare la partita. 82esimo, verticale di Kakà per Inzaghi. Il cerchio si chiude, la settima Champions rossonera è realtà.
Dopo Istanbul c'è Atene, è un concetto sempre valido che deve fare forza nei momenti opportuni. E così a Yokohama si consuma anche la rivincita sul Boca Juniors, che nel 2003 aveva fermato la scalata rossonera alla vetta assoluta. Nel 2007 invece il Milan tocca il tetto del mondo. Finisce 2-4, doppietta di Inzaghi e gol di Kakà, con Nesta a completare il tabellino. Ricky alza il pallone d'oro pochi giorni prima, ultimo a farlo da rossonero e da giocatore del campionato italiano prima del duopolio Ronaldo Messi. Un premio raccolto anche grazie al fiuto del gol di Pippo, un connubio vincente capace di avverare i sogni propri e dei tifosi del Milan.